Ciao a tutti ragazzi, bella lì e ben ritrovati sul mio canale per un nuovo video di After Image. Ed è su questa bellissima melodia che oggi vi farò una guida a una boss fight. Allora, ben premettendo che è consigliabile ragazzi, prima di affrontare questa boss fight, ovviamente non obbligatorio ma consigliabile, sconfiggere questo boss, Falce Mietitrice, lo Spettro Cremisi. Perché lui ci sbloccherà questo, il mantello Cremisi, il mantello di un terrificante cavaliere che faceva stragi sul campo di battaglia. Ottenne un pericoloso potere dopo aver assorbito troppe anime. Permette a chi lo indossa di scattare in forme specifiche ed evitare di subire danno nel regno materiale. Vedete? Quel frame lì quando diventa rossa è invincibile. Attenzione perché se lo spammo due volte, ve lo faccio vedere, se lo spammo veloce, vedete l'altra schivata, lì non siamo più invincibili, quindi dovete fare attenzione. Quando vedete che si ricarica, vedete quella bolla di rossa che si chiude, è pronto per essere riutilizzato e siamo nuovamente invulnerabili. Questo è un boss che io ho adorato alla follia, è veramente un bel boss, ma è tosto comunque. Allora, come armi vi consiglio, io ho questa, comunque le katane vi consiglio, ho la Kurasame, attacco lama più 141, danno anima più 6%. Ora, il boss non è debole all'elemento anima, almeno non penso, la uso perché ha questa mossa ragazzi. E questa è la versione potenziata, perché altrimenti guardate il raggio d'azione, vedete che cambia? Questo è corto, questo è a lungo raggio. E ora vi faccio vedere anche come si fa questa mossa. Andiamo su talenti. Voglio fare una guida fatta bene, poi non editando. Non è facile, cercherò di spiegarvi la boss fight, ma prenderò molti schiaffi. Allora, quella mossa lì è 1000 croci. Si fa premendo su, destra e poi l'attacco. Ed è importante appunto utilizzare istante. Se istante è disponibile, premi il tasto di attacco quando la lama brilla per potenziare questa abilità. Vedete che la spalla brilla? Cioè, appena partite con questa animazione dovete premere subito il triangolo. Lo premete due volte velocemente e la fa su sicuro, vedete? Anche questo colpo, vedete, questo si fa con su triangolo. Se io lo premo due volte, vedete che si potenzia. L'importante è fare questo colpo con questo boss e stare a distanza. Ah, tra l'altro l'arma che vedete qui, l'uno oscura, fortissima, viene lasciata dopo che appunto sconfiggete questo boss. Comunque andiamo a vedere la boss fight. Ragazzi, come al solito vi ricordo di condividere il mio canale sui social e con i vostri amici se vi piace. Sto portando anche la serie di After Image, se siete interessati sarà una serie lunghissima. Chosen vessel, you have turned away from your fate. I am the guider, and I will guide you back onto your true track. È veramente bellissima lei, esteticamente. Comunque la luna anche lì in testa, mezzaluna. Stranger, be careful, Ray. Guida la luna d'ombra, partiamo. Occhio a questo, schivate, ho schivato in anticipo. E bombardate, qua saltate, vi avvicinate, colpite, saltate, occhio. Quella è pericolosa, dovete schivare all'ultimo. Li schivate attraverso, colpite, ecco, quando fa così cercate di schivare, di leggere l'animazione, vi avvicinate, colpite. Ora si trasforma e diventa più difficile, eh. Ah, qua dovete stare bassi, saltare e schivare all'ultimo. Quella lì è molto difficile da schivare, soprattutto se non siete abituati. Qua ho sbagliato, dovevo schivare attraverso. Curatevi quando avete... Quello ne fa tre, occhio. Curatevi quando avete bisogno. Merda. Ancora, bassi. Aspettate, saltate e schivate all'ultimo. Sfruttate tutti i momenti per utilizzare questa, mi raccomando.
Questo ho sbagliato, perdonatemi. Ah, merda. Dovrei anche curarmi. Ah, ancora. Basti qua, aspettate. E schivate all'ultimo. È sicuro che non è facile spiegarvela senza editare, eh? È un boss molto veloce. Questa ne fa tre, vedete, tre colpi. Tra l'altro il suo moveset, ragazzi, è fantastico. No? Qua, vedete, dovete schivare, aspettate e rischivate. Qua bassi qui, aspettate e schivate all'ultimo sempre. Questa mi fotte sempre. Ok, andata. The moment has yet to ripen. Well, minor mistakes like this make no difference anyways. Allora, qui mi fermo, non posso mettere in pausa? Perché, cazzo, non volevo farvi vedere il finale, cazzo. Perché qua fa il finale, vabbè. Questo è uno dei vari finali del gioco. Tra l'altro, ragazzi, è molto buono anche per farmare questo boss, eh? E ripeto, non è facile spiegarvelo senza editare, perché è talmente veloce che spiegarvi come affrontarla non è semplice. Comunque avete visto, quando fa tipo le tre lune, no? Fai le tre lune, fate il doppio salto, vi avvicinate e la colpite. Poi quando fa il colpo, quello che inizia a fare tipo le scie, no? Vi piazzate in mezzo, aspettate che passa, poi quando fa la scia quella in basso saltate, schivate all'ultimo perché poi piomba dal cielo. L'attacco invece delle luci, quello è bastardissimo. Dovete aspettare che vi si avvicina, schivate, vi allontanate e poi rischivate. Ovviamente per fare un video fatto ancora meglio avrei dovuto editare. Spero comunque che questo video vi possa essere utile. Vi ricordo di seguire il canale se vi piace. Bella lì.